c'era questo attore che improvvisava e giocava su portare la gente in giro per la città dei vari spettacoli. Insomma. Questa cosa funziona tantissimo. L'abbiamo fatto anche nelle scuole, anche lì funziona. Il problema del banditore è che funziona molto nell'atto del festival. Cioè, quando c'è il festival, ovviamente la gente è già nel paese e viene coinvolta, decisamente. Una cosa fatta prima con il rischio di essere anche molto bella, però essere fine a se stessa, cioè è uno spettacolo, giusto perché ci abbiamo provato anche mettendolo un po' prima, appunto facendo andare le scuole, eccetera. E questo alla fine non ha avuto un buon risultato, nel senso a livello di comunicazione. Durante il festival, sì, durante il festival che poi il banditore era quello che bandiva nella giornata, era quello che scandiva un po' i ritmi esatto, che porta le notizie, era quello che faceva quello in quel momento ed è bello. Un po' come quando si fanno i comizi elettorali che c'è il megafono che dice questa sera. Anche quello ho provato proprio funziona di me. Perché quello lo ricordo un po' così. Allora, un politico che anche se fa molto più sprotte, sì, ma è superato, diciamo, non riconosce la diversità, cioè, beh, in realtà ho provato anche altre cose, nel senso che c'erano vari megafoni in tutta la città, però questo ci sembrava molto mediano, però quello è efficace da un certo punto di vista, però è sempre nella giornata, invece qualcosa, un coinvolgimento di prima. Io mi rendo conto, per esempio, con le associazioni, secondo me è molto, molto importante. All'interno di queste associazioni io metto molto tutte le parrocchie, che poi sono una struttura fortissima dell'associazionismo dei paesi. Noi, per esempio, a Catanduro abbiamo un parroco che è fortemente contro questo festival. No, ma questo è... abbastanza abbiamo provato comunque. Però questo, diciamo, questo è una storia parte politica, non per un fatto delle cose religiose, proprio perché il nuovo comune è stato inaugurato durante l'inaugurazione del nuovo comune. Lui ha preteso che le persone non sostassero davanti alla chiesa, perché praticamente di fronte, e che si spostasse tutto, e ha fatto suonare tutte le campane del caso, ha fatto la messa durante, gli era stato chiesto di spostare il funzionismo, cioè non è solo uno che è contrario, che se ne sta a casa sua. No, questo è il grosso problema, secondo me. Nel senso che analizziamo però da parte nostra tanto alla chiesa, quindi il fatto che il prete sia contro una certa attività vuol dire che è una cosa, vuol dire che tanta gente non c'è l'opera di Dio qua. Assolutamente, ma vedi che mi riunisco in realtà sì. In realtà quando succedono queste cose bisogna, cioè la chiesa è una grandissima monarchia, bisogna andare a spettare. Se il vescovo dà delle direttive rispetto a... No, magari coinvolgendo, sai, le associazioni più territoriali, per cui tipo l'Azione Cattolica della diocesi, piuttosto che magari anche con i laboratori teatrali, giocando sulle cose, questo funziona e genera anche quello che dicevi tu prima, che è l'interesse della sfera familiare, no? Cioè, se diamo a dei bambini l'input stasera c'è questa cosa qui che succede, lì noi abbiamo fatto esperienza con una libraia del nostro territorio, abbiamo fatto un laboratorio di teatro con i bambini, veramente quelli più piccoli, quindi leggendo dei libri, facendo delle cose a terra, sui cuscini, sul prato. Questa cosa qui ha fatto sì che tutti i genitori di questi in qualche modo hanno... sono presenti, stanno lì fuori, vanno al bar, comunque aspettano i figli, per cui ecco l'impatto economico che ritorna e anche l'interesse per il festival. Aspetto, scusate, rispetto alla questione, per esempio, della chiesa, io dalla mia esperienza, secondo me sono un paese molto legato alla chiesa, fortemente legato alla chiesa. All'inizio abbiamo avuto un grande scontro, no, con la chiesa, più che con la chiesa, con il parroco di Turin. Dopo una serie di
tentativi siamo arrivati anche adesso, adesso abbiamo una situazione perfetta in Libia, fino a che noi facciamo addirittura le nomi della Chiesa spettacolo. Addirittura abbiamo fatto una sezione rispetto al Teatro del Sacro, che è già un'esperienza anche nazionale molto interessante, già da 5 anni abbiamo fatto dei collegamenti, eccetera. Cioè far discutere il teatro e far discutere con il tema che è quello del sacro, poi è talmente ampio. È molto francescana come cosa per cui diciamo che queste due cose si collegano interrogarsi su questa cosa, noi ci interroghiamo su questa cosa da tantissimi anni. Non siamo arrivati alla conclusione, perché poi cambia il parroco, cambia quella sezione, perché poi moltissima fetta della chiesa, della chiesa locale proprio, è ostacola sempre la forma teatrale, poi alla fine è molto simile. Il caso di Diavolus è proprio questo qui, loro avevano una diciamo divisione anche politica, se vogliamo, in qualche modo hanno nel parroco l'elemento che può unire la comunità, invece qui non accade. Allora accade pure che noi, in un sopralluogo di una domenica mattina di qualche giorno fa, io con mio figlio piccolo, mentre Raffaele era dentro a parlare con queste persone, sono entrato in chiesa perché ho visto che c'era una cerimonia, ho visto che andiamo a vedere una sposa. Sono entrato in chiesa e veramente c'erano solo gli invitati per cui io immagino una domenica ordinaria, lì probabilmente c'è poca gente, proprio perché lui non è l'elemento unificatore della comunità. Per cui però potrebbe essere il festival il motivo di slancio in questa direzione. È interessante questo aspetto qua, non ci avevo veramente mai pensato a questa cosa, e secondo me dobbiamo cominciare a fare invece i conti con questa cosa qua, anche perché il festival poi magicamente ha generato anche delle azioni di condivisione, cioè lo diciamo un po' in anteprima perché stamattina ne parlavo in macchina con Romualdo, i due comuni che sostengono il festival, quindi Castelvetere e Ambrosi, dagli incontri fatti tra gli sindaci, tra gli assessori dei due comuni, è nata la volontà, siccome sono vicini i comuni, di mettere insieme dei servizi, tra i quali la segretaria comunale, e la possibilità di generare un bilancio unico per l'anno prossimo, che significherebbe, anche se solo una parte del bilancio, vogliamo, che ne so, cultura e turismo, se lo fanno in maniera unitaria, in qualche modo si comincia a leggere il territorio in maniera più collettiva, cioè più interessante. Esatto. E questa cosa l'ha generata il festival, quindi ecco, questo è uno di quegli impatti involontari, perché non è che uno fa il festival per mettere insieme i comuni, magari lavoriamo sulle comunità, non sui comuni. Va bene. Quindi passiamo all'ultima parte, perché sulla comunicazione ci hanno detto un sacco di cose, come vedete molto correlate con quelle che ci eravamo dette prima, per cui sta venendo fuori uno scenario molto chiaro, molto definitivo. L'ultima parte, che è quella lì che diceva Raffaella, anche un po' affredda, è quella lì dell'economia. Allora, il festival, da quando abbiamo fatto questa esperienza a Lecce, dopo che ci hanno raccontato, dice no, che ne so, il festival di Sant'Arcangelo c'ha questi contributi, c'ha questo impatto sul il festival Opera Estate Festival, 3 milioni di finanziamento pubblico e ricadute economiche stimate sul territorio di quasi 9 milioni di euro, cifre enormi. Per cui io ho esordito dicendo che il Comune di Amoroso spende l'80% del suo capitolo cultura sul festival Amoroso, per cui è l'evento più importante. Poi dopo ho chiarito che il capitolo cultura del Comune è 10.000 euro, per cui il fatto che noi facciamo un festival che ne costa più o meno 3 volte tanto con un contributo di 8.000 euro, per noi è un risultato che riusciamo a realizzare proprio per quelle connessioni col territorio, con le imprese private che dicevamo prima. Quindi rispetto a questo discorso qui dell'economia del festival, volevo approfondire un paio di cose, e cioè l'evento inteso a impatto zero rispetto alla sostenibilità proprio economica del festival, cioè come potremmo creare un motivo di
attrazione di economia su questo festival, non tanto per abbassare la quota di contributo del comune, che magari resterà sempre tale, perché da noi, ma credo che può accadere anche da voi, l'assessore alla cultura, non me ne voglio romano, ma glielo diciamo, ne parliamo qua, l'assessore alla cultura di solito è quello che ha meno voti, perché quello che ha più voti è quello che c'è i lavori pubblici. Sì, sì. Successivamente è quello che c'è i rifiuti, perché sono le cose proprio il bilancio, cioè magari c'è il sindaco in bilancio. Per cui allora che ci rimane? Si dicono da loro, ah la cultura, ah, allora tu fai quello della cultura. Quindi proprio per questo motivo abbiamo fatto eccezione sul serio per Romualdo e per Claudio Ferrucci per Amorosi. Negli altri comuni, assessori con delega alla cultura veramente sono quelli che magari non hanno mai fatto nulla in quella direzione, magari hanno qualche interesse privato sulla cosa e comunque non hanno budget da spendere, lo spendono per la pallavolo, insomma, per fare questa attività di beach volley. Per cui, detto ciò, mettiamoci in condizioni di creare l'autosostenibilità del festival. Amorosi da poco ha rinnovato l'amministrazione pubblica e, dico per nostra fortuna, hanno vinto quelli che c'erano, perché durante la campagna elettorale quello dell'altra parte politica ha anche tagliato la testa al festival dicendo noi spendiamo 8.000 euro per questo festival, dobbiamo che i soldi io me li devo dare a voi, perché devono venire esperti di fuori paese? 3 chilometri. Devo venire quelli di fuori paese a organizzare le cose qua, ok? Noi non siamo bravi a organizzare le cose. Io gli 8.000 euro vi li do a voi, se voi organizzate il festival. Ovviamente, demagogia allo stato puro, che però significava realmente avere difficoltà a riproporre il festival nel caso di elezioni differenti. Attenzione, hanno vinto per 60 voti. 60 voti tra una lista e l'altra, per cui cioè, fino all'ultimo numero hanno contato. Quindi come generare un motivo di autosostenibilità del festival? Attivare la possibilità quindi di rafforzamento di partnership e magari immaginare pure un sistema di crowdfunding. Perciò avrebbe fatto piacere parlare con Peppino, che però non è tornato con noi, perché lui ha parlato di marketing, sì, della cultura, di fundraising, quindi per riattivazione del teatro, quindi là c'è un principio di sostenibilità. Come poter lavorare meglio sulle sponsorizzazioni, cercando di capire, leggendo gli impatti che abbiamo detto prima, come poter restituire agli eventuali sponsor delle ricadute su quello che può essere indirettamente il loro marchio, perché anche chi fa i rubinetti potrebbe essere interessato a questa cosa. Noi non abbiamo un grosso tessuto industriale, come vi dicevo, da noi di agroalimentare basta. E quale potrebbe essere, secondo voi, la politica di prezzo del biglietto? E se siete d'accordo o meno al discorso del biglietto, come favorire il discorso dell'abbonamento? Perché vi dico, questo festival che conta 10 serate, due di queste, quelle con Rezza e con Rosaria Porcaro, costavano 10 euro, ce ne sono altre 3-4 che costano 7 euro, tutte le altre sono a 1 euro d'ingresso, perché lo sponsorizziamo per un motivo proprio di partecipazione, un'offerta. E anche la prima serata, il festival è cominciato martedì mattina, è cominciato nel carcere di massima sicurezza di Secondigliano, dove un laboratorio teatrale fatto con i detenuti non poteva essere esportato all'esterno proprio per un fatto di organizzazione, per cui noi siamo andati noi lì con il pubblico a far partecipare questo festival. Dopodiché la sera, per raccontare anche quello che era accaduto, abbiamo fatto la festa di apertura del teatro con una compagnia locale, abbiamo fatto un momento di saggio di fine anno in un laboratorio teatrale, quindi dedicato a Edoardo De Filippo, abbiamo fatto l'aperitivo e l'ingresso a questa festa del teatro era di 1 euro e vi posso garantire che molte persone sono arrivate là dicendo ma come costa 1 euro? A me mi hanno invitato. Cioè come per dire, è possibile che costa 1 euro? Forse questo era troppo. Noi dicevamo, sì, va bene, allora facciamo così, che è un'offerta, e allora due persone con un ragazzo davano 1 euro e entravano tutte e tre. Per cui questo è più o meno il... riuscire a guadagnare qualcosa che è la politica di cioè che guadagna effettivamente. Allora, noi ti dico, questi erano i prezzi delle serate, quindi 4 serate a 7 euro, 2 serate a 10 euro, tutte le altre a 1 euro. L'abbonamento, che è la cosa ovviamente più conveniente, che noi cerchiamo di vendere anche prima, proprio per venderlo anche al sostenitore che magari non ci viene al festival, l'abbonamento costava 28 euro, per cui è assolutamente sostenibile rispetto a 10 serate di... No, io pensavo proprio al festival.
viene dei progetti o no? Che guadagno? Rispetto al festival, no, il guadagno, allora ieri sera c'erano, quando diceva il festival, 68 pagati, poi c'erano 680 euro di sostegno, sì, quasi come uno sponsor, diciamo. Sì, sì, per voi sono tutti amici, sì, si partecipa al flusso, sicuramente. Sì. Allora ti viene, per stare su di sé, di fare un obiettamento, di mostrare determinate cose per prendere il finanziamento. E sullo sbigliettamento, ovviamente, i soldi arrivano lì, per una certa ora, perché noi sul biglietto dobbiamo pagare sia IRS, dobbiamo pagare tasse, insomma, ci sono una serie di problematiche. Io in realtà di questa cosa dico, ok, se io faccio dei numeri che sono veramente elevati, quindi mi aspetto che vengono sempre 70-80 persone, su queste 70-80 persone hanno sempre dicevo, allora alla fine del festival un guadagno in aereo, per esempio, non lo so, questo sì, sì, no, sono queste le cifre. Quando penso a questa leggere, dico, ok, ho un guadagno di questa cifra, mi conviene aver fatto l'esplicettamento o non mi conviene? Qual è il valore esatto? Qual è il valore effettivo? Oppure per converrebbe di più prendere 1000 euro in più di sponsorizzazione da parte del diretto impegno che offre alla città uno spettacolo totalmente, così prendi la sponsorizzazione del diretto della città, perché c'è lo sponsor che ti offre lo spettacolo, e alla fine a te non va, cioè neanche di fare tutto questo giro di soldi. Ovviamente parlano sempre se non ti interessa il discorso flusso. No, capito, e secondo voi allora, però a questo punto abbiamo un tema interessante, che è quello lì della ribaduta che può avere il biglietto sulla selezione del pubblico. Perché per evitare il discorso di vomigliato che dicevamo prima, no? È importante secondo voi avere un motivo di. Questa è una questione di scelta artistica. Cioè nel senso che l'esperienza che facciamo a Troia è diversa rispetto a questo. Ma è proprio una scelta voluta dall'inizio. Cioè di dire, ok, cosa mi interessa adesso? Adesso a me interessa avere grandissimi libri, proprio di persone, che è una grande lista. Non mi interessa selezionare. Allora, nel momento in cui faccio una scelta del genere, ovviamente mi posso aspettare il disturbo, mi posso aspettare la persona che si alza e se ne va, mi posso aspettare la persona che si alza e se ne va in pagamento dell'attore che si porta anche in via gente, disturbi e ce ne ha. Ovviamente questa è una scelta, secondo me, ed è non una scelta dettata dall'organizzazione, è proprio una scelta di utilizzo artistica. Cioè, io posso essere convinto che in questa fase storica è fondamentale riportare il teatro in contesti diversi rispetto a contesti dove, diciamo, il pubblico è già preparato. Cioè, chi è che va a vedere il teatro? Perfetto. Perché paga un biglietto, è interessato ad andare a teatro a vedere quello, forse anche quello spettacolo specifico anziché l'altro. Invece a me interessa forse portare persone che non sono assolutamente interessate. Rispetto a quello che dicevamo prima, questo potrebbe anche favorire quel discorso di coinvolgimento della comunità locale. Questo principalmente perché significa aprire le porte, no? Principalmente su quel discorso precedente. Però anche una ricaduta, può avere anche una ricaduta economica. Per esempio noi abbiamo adottato il discorso del cappello intitolato dall'arte di strada. Cioè, io faccio venire persone, cioè un qualcosa, e all'uscita decidono di valutare loro. Valutare un qualcosa, quindi decidono di pagare, è un cappello. Su questo noi abbiamo anche cifre importanti, che se noi relazioniamo la quantità di persone che vengono, ovviamente, cioè, in serie. Però ci siamo resi conto che fino adesso ci abbiamo dovuto fare quello anziché far venire un enorme numero di persone con un pagamento. E paghiamo molto di più di SIAE, paghiamo molto di più di anche di sorveglianza, ci sono una serie di strutture che ovviamente sono dei costi notevoli, che così vengono. Ovviamente ci sono dei problemi.
grandi. Uno è una riconoscibilità rispetto alla festa. Ecco, il festival deve essere anche un teatro di ricerca, ovviamente quando fai una cosa del genere diventa automaticamente festival partenza. Quindi le istituzioni non sono preparate ad etichettare. Anche il festival d'artista non si parla a chiedere effettivamente non mi interessa. Questo è una problematica ovviamente, cioè nel senso non è qualcosa di. Lo stesso discorso fu. Forse ti chiede, ok, quante persone vengono? Io ti dico 350, sì, ma lo dici tu. Su questo ovviamente cioè, ci sono pro e contro. No, è chiaro, però va bene, è interessante come aspetto anche quello del cappello, diciamo così, quindi di poter pagare l'uscita, quindi proprio come se fosse un sistema di valutazione, no? È rimasto per satisfaction, cioè io mi è piaciuto lo spettacolo, per me questo spettacolo vale anche più di quanto tu mi avresti chiesto col biglietto. Ma spesso lo è, cioè spesso sì. Le persone. Secondo me l'atteggiamento, perché tu allora è vivo il momento di emozione, di passione, sei rilassato, hai visto lo spettacolo, hai partecipato, hai applaudito, partecipi a una festa finale di ringraziamenti, di riapplausi e tutto il resto, per cui sei nel momento migliore per poter sostenere la cosa. Mentre arrivi là, magari sei in ritardo, devi pagare, faccio sembra una cosa un poco fredda, e anche brutto. Ad esempio su tutti, penso oggi pomeriggio abbiamo voluto parlare anche di più. Noi l'anno scorso abbiamo portato al Festival delle Giornate. Sì. Ok, nulla da dire sull'arte, se ti piace, se ti piace questo. Però l'abbiamo portato in un luogo per una piazza aperta, dove proprio in prima fila c'erano dei bambini che non sapevano assolutamente questo mondo. Mi interessava. Il risultato che a me è piaciuto molto è stato che alla fine questi bambini si sono distesi a guardare le stelle e a sentire le parole. Allora questa cosa ha creato un effetto a catena. Perché? Perché come dicevi il discorso dei genitori, dei bambini, è ovvio che i genitori nel momento in cui sono visti i bambini scalmanati, a un certo punto si distendono a sentire una persona che parla, che racconta favole. Si fanno trascinare. Si fanno trascinare, anche non sapendo. Per me è stato un risultato importante. È ovvio che il genitore, quindi aspetto che esce da questa bolla di magia, diciamo, paga. Sì. Cioè è disposto a pagare, è disposto a pagare perché dice ok, però continuate. Cioè, io quando è che rifate questa cosa? Era la domanda anche dei genitori dopo l'esperienza con i bambini e con la libreria, no? Cioè non ho vissuto l'esperienza, sono stati tranquilli perché mi sono resi conto che il figlio è rimasto lì attratto per due ore questa cosa. Bravissimo, quando è che rifate questa cosa? Quanto dobbiamo pagare? Quanto dobbiamo pagare? Quindi c'è il discorso di voler pagare. E il problema è sempre a comune. Cioè nel senso che in questo momento noi viviamo in una situazione in cui loro hanno una conoscenza, cioè la conoscenza mediatica principalmente, la conoscenza della televisione, cioè se conoscenza l'abbiamo scelto. Allora molto in più io devo andare a creare, io devo avere gli strumenti per poterlo sì di entrare a te. Sì. Un festival secondo me in questo momento succede non ha ancora la potenza economica e strutturale poi anche più economica di programmazione che cioè, mi sia per altri modi cioè, per poter dire ok io faccio un discorso di tutto l'anno e che poi arrivi alla preparazione arrivi allo spettacolo che fa con il festival in questo momento secondo me un festival non è rotto quello studio e quindi si allaccia sempre a cose del tipo io sentivo prima che non so chi diceva è difficile coinvolgere le associazioni soprattutto spesso si coinvolge le associazioni l'ultima settimana perché si coinvolge perché l'ultima settimana probabilmente si sa tutto il festival l'ultima settimana è confermato il braccio sì. Ti
quindi detto questo, ovviamente, come fai a coinvolgere l'associazione? E poi ovviamente quando vai a coinvolgere l'associazione, che anche vorrebbe essere del botto, però ti diceva, ma io una settimana, cioè che aiuto ti posso dare? Noi siamo stati un'associazione degli anziani, loro si è organizzato per due serate, mi pare, la cena. Sì. Ha organizzato una cena per tutti. Quindi finito lo spettacolo, per tutti i volontari, per tutti gli artisti, per tutte le cose, è fatta una cena molto popolare con pasta al forno, queste cose qua. Però per dire, loro sono stati bravi in una settimana ad organizzarsi per fare questa cosa. Meno brava, per esempio, l'associazione Pro Loco del luogo, che interpellata all'ultimo momento da parte dell'amministrazione in funzione di quello che poteva essere l'organizzazione, si è andata a passare il posto perché le proprio hanno una convenzione, è andata lì e non ha ritirato gli abbonamenti dicendo no, perché poi noi dobbiamo capire quanto guadagniamo su questa cosa, dobbiamo mettere la cosa. Quindi abbiamo avuto gli abbonamenti due giorni prima dell'inizio del festival e non li abbiamo venduti. Per questo dico, è fondamentale il coinvolgimento, e a questo punto ecco, si genera ancora un'altra possibilità. Cioè bisogna trovare dei, secondo me, in questo momento storico, trovare dei coinvolgimenti che siano stesso il festival. Esatto, io adesso sai che cosa ho segnato? Ho scritto la permanenza del progetto. Cioè, dare la possibilità al festival, come dicevamo prima, anche con la partecipazione di iniziative fatte nelle imprese, anche in tempi e stagioni diverse, la possibilità al festival di non chiudersi quando finisce. Cioè, di continuare a vivere durante tutto l'arco dell'anno, di creare interesse, andare noi in libreria a presentare il libro e a generare comunque interesse. Cioè, questo libro l'abbiamo presentato in collaborazione con il festival lì. Così che si crea un motivo di vera e propria animazione, che poi è quello lì che ci viene chiesto anche in quel discorso di finanziamento. Io dicevo prima, il festival sta per essere finanziato dal PSR della Campania, finanziato per una quota di più o meno 30.000 euro, che per questo festival significa veramente un respiro nazionale, per come siamo ormai per darvi questa cosa. Quindi per noi significa tantissimo. Già via, questa cosa qui genera anche un motivo di governance di queste comunità, perché noi che già organizziamo il festival ovviamente saremo i favoriti nella manifestazione di interesse a partecipare per questa cosa, però comunque il soggetto pubblico deve passare per magari l'appalto, bisogna fare delle cose, quindi capite bene che tante volte appunto le istituzioni sono talmente rallentate da quella che è la burocrazia, come dicevi prima, tu fai uno spettacolo, perché fai il biglietto, perché non fai il biglietto e arte di strada, cioè viene letto in quel modo lì, perché poi ci arriveranno in qualche modo, quindi magari potrebbe essere quello. Io non capisco altro, cioè sono in parte dove si sta, nel senso che c'è chi valuta il bilancio e lo valuta in un determinato modo, chi valuta l'aspetto artistico e lo valuta, cioè, quindi spesso non si parlano neanche, perché vogliamo dirci solo un'ultima cosa, perché siamo arrivati a orario, un'ultima cosa, quella che potrebbe essere l'esperienza di coinvolgimento degli sponsor, quindi oltre a renderli attivi come abbiamo già fatto con l'acquisto degli abbonamenti da regalare al liceo piuttosto che la fornitura del vino e tutto il resto, quale potrebbe essere per loro un motivo di partecipazione, come dicevamo, anche durante il resto del periodo, quindi anche durante l'inverno, magari durante le cose. Possiamo sicuramente andare da loro e produrre da loro un'iniziativa, però che altro motivo di attrazione potremmo trovare per loro, per gli sponsor? Cioè, perché investire su questo progetto? Sensibilizzarli verso quale tema? No, nel senso che cioè, voi per esempio per queste iniziative avete degli sponsor? Noi abbiamo degli sponsor, sì, li abbiamo da sempre, ai quali offrire ovviamente la solita visibilità sui materiali di comunicazione. Noi il discorso che cerchiamo di fare con loro, noi in realtà siamo nati insieme a loro, infatti stiamo qui per primo anno. La cosa che cerchiamo di fare, che è un po' lo spirito con il festival, è creare un nuovo progetto. Se noi non accettiamo un finanziamento, cioè noi dopo da loro chiediamo, mettiamoci a tavolino e pensiamo insieme ad un progetto. Ovviamente questa cosa che significa che l'anno successivo questo progetto è ancora vivo, può crescere ma può rimanere tale qua.
e nel momento in cui c'è quello sponsor, io ormai ho fatto uno sponsor per la parola di Charles, ed è sempre quello sponsor, con quello sponsor siamo cresciuti proprio nella progettazione. Anche perché probabilmente anche in loro è maturata la coscienza dell'impatto che l'azione che viene condotta dagli indicatori culturali, ma anche da quelli economici, non sono parte, può avere rispetto al territorio. Esatto, rispetto perché cresce il territorio in qualche modo. Allora io il discorso che faccio sempre rispetto al discorso del vino. Molto spesso è ovvio che siamo noi a trainare con l'idea, perché ci occupiamo di questo, cioè, è normale che le idee nascono più da noi, però è sempre un cercare di farlo, cioè nel senso che io devo capire l'azienda, che interesse, che volontà investire, dove vuole andare, cioè non mi posso dire questo è il pacchetto, se ti piace io ti metto sull'olio, faccio pubblicità, questo c'è sempre. Invece no, per me è interessante il discorso proprio di creare qualche senso. Qualche un'altra esperienza che ci puoi raccontare tu rispetto a questa cosa qui dell'economia, della sostenibilità dell'iniziativa, delle sponsorizzazioni? Sì, no, ristorante un attimo, però volevo dire una cosa che riguarda il prezzo di prima. Secondo me la cosa di un euro sarebbe sempre meglio che è un po' autodenigrante, cioè o fai pagare o fai gratis o a cappello, ma chiedere un euro, due euro, tre euro, la semplice sottoscrizione è come se da poco valore a come soglia statale. Esatto, da una soglia psicologica a meno. Cioè perché veramente quello che ti fa stare per darti un euro lo devi mandare anche a 50. No, quello significa proprio che non si comprende anche il valore, perché se io diciamo che l'unico risultato, diciamo che l'unico risultato è quello di valutare le persone che ti vengono. Cioè nel senso è il discorso che ha fatto Francesco, o fai una scelta artistica onnicomprensiva per cui stai facendo un certo lavoro, che è una bella discussione e credo che proporremo poi un poco di contenuti che condividiamo ovviamente con tutti, perciò abbiamo la porta di mail. Bene. Oppure fai un lavoro di selezione. E riguardo le esperienze, io non faccio molto organizzazione, perché faccio più che altro management, quindi questo è uno dei rarissimi casi perché non mi piace l'organizzazione. È quasi come lavorare. Bravo. Invece io faccio management. Però faccio spettacolo. E in questo caso comunque lui mi relaziona un privato che avrebbe dovuto, cioè si sbatte lui eventualmente per cercare altri sponsor o diciamo, supporti pubblici. Quindi lui vuole fare questa cosa perché è una cantina nuovissima in eccellenza e vuole promuovere, quindi io gli ho detto guarda, non si fa così, non è così. E questa è qua. Sempre si potrebbe proporre, non so però quanto possa essere utile, all'azienda che produce, al fattorio che produce l'olio, per dire, se la sera, non so, quando si propone che si fa il sugo, che comunque si fa il sugo, quello che ha sì. L'altro ci possa avere un suo banchetto con la vendita diretta, quindi oltre alla visibilità, magari porta a casa, cioè io dico quello che è successo a noi, siamo andati in visita al cantone con la scuola, con i bambini, ovviamente hanno offerto col pane, con l'olio aromatizzato, tutto quanto, ci sono più bambini che sanno anche cos'è il pane olio, e quindi, però voglio dire, per quelli che lo sanno, che lo possono apprezzare, l'hanno mangiato, cioè io per prima, non dico costretta, però bimbi felici, genitori felici, abbiamo comprato anche le bottiglie di olio aromatizzato, poi erano una bottiglia. Però voglio dire, e quindi hanno portato a casa comunque un guadagno per l'azienda, il frantoio, un po' più tangibile di quello che può essere la visibilità. Quindi può essere anche la vendita del vino, non lo so, oppure se avete anche prodotti come può essere il pane, una cosa e l'altra, cercare di metterli insieme. Hanno la visibilità nello stesso momento. Noi in questa serata venderemo una cassa di vino a un prezzo speciale, quella mia lui non ci guadagna, però è tutto promozionato con una cantina neonata,
che ha tutto l'interesse a fare questo tipo di anche solo che non ci perde, voglio dire che magari esatto. Lo non ci guadagniamo, non ci guadagniamo alla fine fa prozio. Ha fatto mettere il timbro, scatola speciale della bene, cioè tutte queste cazzatine. Sì, no, ma vabbè, quelle fanno danno importanza, come poteva essere, perché dicevo io, il festival dell'infanzia, c'era l'agenzia assicurativa quasi diciamo più grossa per Gioia, che pagava i cappellini con il logo del maggio d'infanzia dietro, però sempre stampato quello che poteva essere l'azienda che li offriva, eccetera, eccetera. Il festival come si chiama? Maggio d'infanzia. Maggio d'infanzia. Ora è a Bari, sì. E quindi assicurazione, sai, sicurezza, sì. Il sole, il cappellino, c'è tutto un discorso di questo tipo. Bene, perfetto, un ottimo lavoro. Se sono pronti, giù. Io ho chiamato. Sì, facciamoli salire così vediamo pure loro come hanno lavorato, ci confrontiamo un po' e poi ci rimettiamo di nuovo in gruppo per una mezz'ora e tiriamo fuori un po' le linee strategiche, facciamo un po' la sintesi rispetto anche a quello che è il prossimo lavoro. Anche perché noi alle 2 dobbiamo chiudere, no? Sì. Quindi dobbiamo muoverci. Va bene. Non ci sono, ti do una cosa, tutto fa una scheda. No, se mi puoi lasciare un po' di ritardi anche che abbiamo combinato per la mattina. Stavo troppo bene, pare emozionato. E non c'è le luci, no? Ma chi hai detto e siamo in ritardo? Sì, secondo me sì. Tanto un po' mi sa, ma 5 minuti fa. Volete dare un po' di una festa per fare la pasta? Sì, sì, ma forse un po' più. Noi adesso facciamo un confronto di un quarto d'ora e poi abbiamo un quarto d'ora di break. Sì, altrimenti vogliamo fare adesso il break. No, altrimenti possiamo fare adesso il break. Sì, siamo qui, non ci siamo aspettati. Facciamo un caffè? Sì, e come? Debole tutte e due, insomma. Allora, perché anche fatti tutti e cinque. Guido, no? Non so perché la testa si è guida. Sì, invece di continuare la scheda. Perfetto, io se riesco stasera, al massimo domani sera, faccio comunque un video e sintetizzo un po'. Sì. Abbiamo un quarto d'ora di confronto sul
ci spostiamo. E poi abbiamo un quarto d'ora di break, così facciamo contemporaneamente break. Ma non c'è proprio stato, non andiamo. No, per questo dico, il caffè lo prendiamo mentre facciamo la cosa. Ok, quindi se sono solo quello di ordinare. Però per dirvi, no, l'esempio, abbiamo fatto una foto del gruppo, di uno dei due dei, no, l'abbiamo postato su Facebook con l'hashtag e nel giro di 5 minuti ci sono già stati 6 like e sono, no no, per farvi capire che c'è un interesse su festa, uno che partecipa al laboratorio di fotografia, c'è la ragazza che fa il laboratorio, la libraia praticamente, ci sta un tipografo, un direttore di una scuola che fa formazione, che non ha interesse, che non ha saldo niente, però questo vuol dire. Un altro direttore di una scuola che fa formazione che non ha nessun interesse, però che ha creato interesse in questa cosa qua. L'assessore della Pucci che sta seguendo questa cosa. E Mostolino Lab, che è una delle più contemporanee, diciamo, che sta sul territorio, quindi che ha interesse in questa cosa. Quindi per farvi capire che comunque. Sì, negativo fino a un certo punto la cosa. Allora, diciamo che piuttosto che avere mezz'ora tra break e altre cose, abbiamo 10 minuti per presentare le due cose. Allora, voi stelle, come avete lavorato? Non stelle, abbiamo lavorato adesso in velocità. Tra le amore un po'. Avete 5 minuti per presentare quello che abbiamo rappresentato delle stelle, perché abbiamo una stella. Una stella che ci illumina. Ecco perché siete implicati. Perché voi per fare le lezioni. Certo. Allora, la stella ci illumina. Ma ci siamo tutti, vado a chiamare tutti dal. Ci siamo tutti noi. Scusami, per la mia negligenza. Allora. Il nostro gruppo ha lavorato cercando di rispondere alle domande che abbiamo in qualche modo delineato nello scenario iniziale, quindi abbiamo delle, non delle risposte, ma comunque delle ipotesi, delle proposte che possono in qualche modo intervenire positivamente sullo scenario negativo e quindi sono degli spunti che poi condivideremo anche con voi, quindi tutti gli spunti delle stelle e dei cerchi in qualche modo dovranno ricostruire uno scenario nuovo che poi presenteremo nell'ultima fase di questo laboratorio. Abbiamo per noi Alessandra. Sì, noi in realtà abbiamo perso un po' di tempo all'inizio per cercare di conoscerci un po' meglio, di capire come poter rispondere alle domande. Diciamo che rispetto al discorso della community abbiamo provato a ipotizzare dei momenti o delle attività, delle azioni che potessero secondo noi aiutarci a fare comunità. Quindi le proposte che sono venute fuori sono state per esempio quelle dei flash mob, quindi sfruttando la curiosità della gente che magari vede accadere delle cose per strada e si sofferma, quello abbiamo immaginato che potesse essere un modo per portare attenzione su un evento teatrale. Più in generale abbiamo parlato di incursioni teatrali, quindi scegliere dei non luoghi, così li abbiamo definiti, dove appunto catturare l'attenzione delle persone e in qualche modo farle avvicinare a quello che ci interessa promuovere. Sempre a proposito dei luoghi, poi sulla base anche di esperienze che alcuni di noi avevano avuto, è emerso il fatto che probabilmente utilizzare quelli che lei ha definito i luoghi del cuore, quindi dei luoghi cari per la realtà nella quale il festival si va a concretizzare, potrebbe essere un modo per spingere le persone, per incuriosirle a partecipare, quindi piuttosto che portarli a teatro tutte le sere, scegliere dei posti che per quella comunità sono importanti e che quella comunità potrebbe aver voglia di vivere in una maniera diversa. E poi la cosa che ci è sembrata più importante di tutto è il coinvolgimento delle associazioni, ovviamente non solo di quelle culturali, ma di tutte le associazioni presenti sul territorio, che ciascuna a proprio modo possono dare un contributo. Quindi abbiamo immaginato un momento di confronto con tutte le associazioni, all'interno del quale ciascuna possa esprimere quale potrebbe essere il suo ruolo attivo all'interno dell'organizzazione del festival. Quindi, come dire, creare partecipazione attiva per fare sì che si inneschi questo meccanismo virtuoso che li porti poi ad essere appunto non solo organizzatori ma anche fruitori del festival. Sì, di modo che ciascuna ovviamente possa esprimere quello che è, quindi non costringere chi normalmente si occupa di fotografia a cucinare se non è capace, ma dando uno spazio per valorizzare l'identità di quell'associazione.
Una cosa che era emersa sia rispetto alla comunità, ma che poi è venuta fuori sulla comunicazione ovviamente, è quella dell'infopoint. Cioè abbiamo pensato che un modo per dare la giusta comunicazione, ma anche creare comunità, sì, diciamo che per noi è sia da una parte che dall'altra, nel senso che un infopoint che funzioni bene, dove ci sia fisicamente qualcuno, quindi non solo il cartellone, ma la persona che conosce, che sa dare informazioni e che, ci dicevamo tra di noi, nei giorni precedenti risponda a un numero di telefono che non squilla a vuoto, sì, è importante per la comunicazione, ma è importante perché probabilmente diventa un punto in cui in qualche modo creare rete, creare comunità di persone che si ritrovano lì a chiedere informazioni. Rispetto al discorso delle culture, ci siamo detti che probabilmente lo strumento più importante che potremmo avere, potremmo utilizzare, è quello, noi l'abbiamo definita una sorta di progettazione dal basso, cioè certo c'è un'idea artistica su questo festival, però piuttosto che calare dall'alto la nostra idea, ma, a noi è venuto naturale pensare agli stranieri anche sulla base di esperienze insomma che ci avete raccontato voi, quindi immaginare di incontrarli prima, quindi non andare a proporre una cosa che abbiamo pensato noi, ma incontrarli prima per provare per esempio a chiedere come a loro piacerebbe che venisse raccontata la loro storia e la loro cultura, quindi trovare la maniera di integrare nella nostra idea artistica una loro esigenza, quindi partire dalle loro esigenze e dalle loro istanze e trovare, assolutamente sì. Sì. Sì, perché per noi la cosa importante sì, era appunto quella. Sul discorso agroalimentare il discorso è duplice, nel senso che parlavamo prima, abbiamo tanti prodotti tipici, quindi dobbiamo trovare la maniera di utilizzare le tipicità dei nostri prodotti per portare qualcosa in più al festival, per cui dicevamo con te, no? I benefit nel biglietto, quindi proporre dei percorsi, delle degustazioni, un qualcosa in più che con l'acquisto del biglietto torna, no? Al pubblico e che consente a quel punto al privato che quel prodotto tipico lo produce di avere anche voglia, e qui andiamo sul discorso del budgeting, di avere voglia di investire. Questo legato sia al prodotto in sé e sia al luogo. È venuta fuori prima chiacchierando l'idea del teatro in cantina. Probabilmente chi ha un'azienda vinicola, un'enoteca, potrebbe avere interesse a contribuire in qualche modo alla messa in scena di quello spettacolo, perché io lì dentro ci porto del pubblico che poi può acquistare o può degustare il suo prodotto. Sì. Potrebbe in qualche modo sponsorizzare il suo prodotto attraverso il finanziamento dello spettacolo. Sì. Quindi potrebbe in qualche modo ridurre il biglietto allo spettatore. Sì. Vado. Sì, 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 diciamo che tutti questi discorsi poi siccome prevedono un intervento da parte del privato possono aiutare anche nel discorso del budgeting. Abbiamo parlato anche di turismo rurale, noi abbiamo una serie di luoghi e di contesti che sono estremamente interessanti da tanti punti di vista, abbiamo dei parchi, abbiamo delle masserie, ovviamente sono tutti quanti luoghi che potrebbero essere scenografie idonee, no? A mettere in atto delle rappresentazioni e che consentirebbero di abbinare un discorso più turistico. Quindi sfruttare anche, come dire, la scia che questi luoghi o comunque il riflesso che questi luoghi hanno in ambito turistico per tentare di portare anche gente diversa o per stimolare maggiormente la curiosità dei locali. Vado. abbiamo immaginato anche molto molto velocemente quali potessero essere delle modalità di mettere in rete i diversi comuni. Qui abbiamo un problema, lo evidenziavamo prima a lei, che è quello spesso dei trasporti, nel senso che ci sono paesi che non sono lontanissimi tra di loro ma che non è facilissimo raggiungere. Allora, un'idea potrebbe essere quella che è emersa prima, quindi chiedere una sponsorizzazione alle Ferrovie dello Stato piuttosto che alle Ferrovie del Sud-Est, ma in realtà più di uno di noi riteneva che potesse essere più utile invece rivolgersi a privati. Quindi anche in questo caso chi ha un'azienda di trasporti privata, perché i trasporti pubblici purtroppo sono scarsi, almeno tra alcuni dei nostri paesi, potrebbe avere un interesse ad aiutarci, perché ovviamente sostenendo il festival avrebbe per esempio un'esclusiva, no? Sui trasporti negli orari che a noi interessano tra un paese e l'altro.
Al di là di quello, ovviamente abbiamo pensato anche agli strumenti più convenzionali, tra virgolette, quindi il classico car sharing, per esempio abbiamo immaginato di creare un gruppo su Facebook all'interno del quale tutti quelli che si iscrivono possono avere, no, possibilità di parlare con chi vuole andare a visitare lo stesso luogo, a vedere lo stesso spettacolo, per cui si crea sia un servizio che è quello del trasporto e sia una comunità tra persone che hanno interessi similari. Poi è venuta fuori anche l'idea di organizzare addirittura degli spettacoli all'interno dei mezzi di trasporto, quindi lo spettacolo sul pullman, lo spettacolo sul treno, o addirittura lungo il tragitto del treno, quindi attraverso queste stazioni di piccoli paesi. Sì, 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 perché poi in realtà ci siamo resi conto che ce ne sono almeno un paio che, come dire, le toccano tutti, li toccano tutti gli ambiti. Grazie. Sì, abbiamo immaginato un percorso, no, attraverso questi luoghi toccati dal treno, quindi con delle rappresentazioni che si svolgono all'interno delle singole stazioni. Sì. Sì, sì, come un percorso a tappe che si fa comunque stando tutti insieme all'interno dello stesso mezzo. E poi abbiamo fatto una brevissima riflessione sulla comunicazione, ma davvero brevissima, dove è tornato ovviamente il discorso dell'infopoint che facevo prima, poi abbiamo cominciato a ragionare sul logo, ma non ci siamo potuti soffermare tanto. Quello che ci siamo detti è che sicuramente debba avere un forte impatto visivo e che debba consentire a chi fa parte di quelle comunità di identificarsi in quell'immagine, quindi al di là dell'investimento economico ci deve essere proprio uno studio su che cosa è realmente rappresentativo tra quelle diverse realtà che poi partecipano al festival. Ovviamente una diffusione e una distribuzione importante, di modo che sia assolutamente visibile dappertutto questo logo e crei e generi curiosità. Si era pensato anche, no, degli adesivi da diffondere per, tra tutte quante le attività che danno anche un minimo sostegno al festival, che ovviamente sarebbe per il festival stesso un ritorno importante in termini di immagine, perché ancora una volta la diffusione del marchio o del logo sarebbe abbastanza importante, e ci siamo detti anche che probabilmente è più efficace una comunicazione essenziale che sia di semplice comprensione per il pubblico, piuttosto che magari dei manifesti molto complessi, molto belli, ma che rendono difficile poi comprendere cosa c'è da vedere, cosa c'è da fare. Sul discorso del budgeting, praticamente, a parte quelle due cosine che sono emerse, non ci siamo soffermati per nulla. Riprendo il microfono giusto per lo streaming. Abbiamo qualcuno che ci segue streaming? Quindi posso anche lasciare il microfono? Ah, va bene, no, perfetto, registriamo allora. Allora, abbiamo fatto un lavoro assolutamente complementare. Nessuno mi sta ascoltando, solo quelli del mio gruppo. Allora, due minuti. Sa, chi è che voleva il caffè? Io ne volevo uno. Chi altro vuole caffè? No, c'è. Forse ce ne sono. No, li hanno già presi. Il caffè d'orto l'hai già preso, Raffaella. Chiaro, ricordiamoci che hai portato il tuo amico. Ah, di. Ho il biglietto da visita.
Allora, se siamo pronti, magari lo diamo a Francesco, oppure sì, perché sta facendo l'intervista. Eccolo qua, Francesco vuoi il caffè? No, grazie. Beh, è vero. Allora, Francesco, dico a te perché non c'eri, in effetti loro, le stelle al piano di sotto, hanno lavorato più su un, come previsto, perché bene o male così avevamo immaginato i gruppi, hanno lavorato più su un aspetto legato alla parte creativa sullo sviluppo del festival, e quindi ci hanno dato degli input che abbiamo segnato là, poi ce li raccontiamo. Tuttavia ci sono tre cose che corrispondono e che avevamo pensato anche noi. Sicuramente il flash mob, perché questa esperienza sembra essere insomma funzionale a quello che è l'attività di comunicazione, ma anche di generazione di interesse da parte della comunità. La seconda cosa, quindi noi l'avevamo collegata sia al discorso della community sia al discorso della comunicazione. La seconda cosa invece, raccontandoci delle informazioni sulle culture, era il discorso della possibilità di creare spettacoli all'interno delle cantine o comunque in luoghi nella ruralità, abbiamo detto nei vigneti, in queste cose qua. E l'ultima cosa era quella lì di proporre agli sponsor, quindi anche la possibilità di acquisto totale di uno spettacolo. Però noi che cosa abbiamo fatto? Ritorno indietro, arrivo sul discorso della community. Allora, abbiamo lavorato su l'idea di poter creare comunità partendo da quella che può significare l'educazione al teatro. Abbiamo raccontato la nostra esperienza per formare e quindi la possibilità di coinvolgere i bambini e quindi anche la loro sfera familiare in un discorso che se anche a lungo termine può generare interesse anche nell'immediato, quindi il discorso, come abbiamo detto, del flash mob e un'esperienza da fare direttamente sul luogo, abbiamo segnato, rispetto a quello che può significare l'impatto anche del festival all'interno della comunità. Come impatto del festival abbiamo analizzato la possibilità dell'utilizzo dei social network, ovviamente il contatto diretto con le persone, perché dicevamo anche la possibilità del porta a porta, poi vi dico nella comunicazione, qui è venuta fuori un'idea molto interessante, l'idea del contatto porta a porta, quindi un social network offline, quindi qualcosa che significa creare comunità e soprattutto creare motivi di attenzione nel festival anche in periodi non di sviluppo del festival, cioè oltre a questo periodo qui di realizzazione del festival, negli altri periodi con i partner, che ne so, c'è l'azienda che ci sponsorizza e ci dà il vino, quando loro fanno l'attività di cantine aperte, andare lì e produrre uno spettacolo teatrale con il nostro marchio del teatro e rafforzare in questo modo sia l'idea di brand territoriale, quindi di culture che si mettono insieme, e quindi mi collego al discorso delle culture. Anche noi abbiamo lavorato sul discorso del turismo, quindi della creazione di pacchetti e della generazione ovviamente di consensi anche sulla riuscita del festival da parte delle imprese. Abbiamo sicuramente lavorato sull'inclusione del vino e sulla possibilità di mettere all'interno degli spettacoli l'elemento agroalimentare. Questa cosa però qualcuno suggeriva, in particolare Francesco, può avere dei rischi, perché dice sì, è vero che tu allarghi l'interesse perché porti persone sul food, che è una cosa che funziona tantissimo, però a quel punto tu distrai dal tema centrale, che è quello del teatro, e addirittura potresti generare anche un motivo di difficile comprensione di quello che sta accadendo, perché mentre, come ci raccontava Marco, c'è l'esperienza dei festival di musica jazz, dove in qualche modo wine jazz, cioè, può funzionare, perché io sono al tavolino, consumo, parlo con delle persone e intanto ascolto musica jazz, col teatro è un po' diverso. E allora è venuta fuori l'idea di performance che includono in qualche modo l'elemento agroalimentare, e quindi potrebbe nascere, proprio per il link con il territorio, con le imprese e con la comunità, l'idea di una sezione vera e propria dedicata al food, cioè una sezione che ospita, così come faremo quest'anno, uno spettacolo che prevede il consumo di prodotti alimentari, quindi uno spettacolo sull'olio d'oliva piuttosto che sul vino, piuttosto che una cena spettacolo e tutto il resto. Ovviamente quindi qui c'era il discorso anche, come dicevamo, delle location, quindi di portare il festival in luoghi non convenzionali, per cui cantine e ruralità. Su questo mi fa piacere che eravamo d'accordo. Per la comunicazione, oltre che al discorso del flash mob, avevamo immaginato anche di creare ovviamente i momenti di distribuzione, nel momento in cui si è creata la rete locale, del nostro flyer anche solo con il logo dell'evento. Voi avete immaginato un adesivo tipo stickers,
anche nelle altre iniziative che si fanno sul territorio in periodi diversi dal nostro, perché se è vero che non conosciamo il programma del festival della prossima edizione, sappiamo che sarà una sesta edizione che ha un sito internet che è lo stesso, che si farà a luglio dell'anno prossimo, per cui già degli elementi di comunicazione sui quali poter spingere ci sono, quindi già si può partire con questa cosa. Ovviamente questo lo faremo per dare la presenza del marchio, come abbiamo detto in altri eventi, il logo Amotè per rafforzarlo, quindi poi ho scritto presenza, quindi stagionale. L'idea interessante che è venuta fuori è quella di utilizzare la vecchia tradizione del banditore, quindi un soggetto che in qualche modo si fa portavoce, notiziario, vivente, di quello che sta per accadere nel luogo dell'evento. Per esperienza ci diceva Francesco, per esempio, che questa cosa funziona non prima, ma solo durante l'evento, perché se noi andiamo adesso in giro a dire tra una settimana succede questa cosa, magari lo dimenticano. Non utilizziamo il megafono perché abbiamo detto di escluderlo, perché altrimenti c'è una revocazione di quello che può essere il comizio politico elettorale, e a quel punto facciamo il banditore. Lui ci ha raccontato una bella esperienza dove il banditore realmente era davanti a una banda musicale, per cui uniamo questa attività con quella del flash mob e immaginiamo un flash mob fatto con una banda musicale, col banditore che presenta il programma della serata e che nella comunità genera forte interesse di partecipazione all'attività che si svolgerà durante la serata. Quindi qui abbiamo scritto che funziona durante il festival. Poi c'è stata una cosa interessante che abbiamo approfondito, che in realtà noi non avevamo mai preso in considerazione, che è il coinvolgimento di quella che è la comunità parrocchiale. Perché? Perché all'interno di un piccolo comune, come può essere un quartiere, la comunità che orbita intorno alla parrocchia è portatrice di interessi delle famiglie, quindi potrebbe essere un veicolo di comunicazione. Noi abbiamo, ad Amorosi, abbiamo raccontato un'esperienza di un parroco che è contrario al festival e che non consente ai suoi... Esatto, al suo gregge di partecipare alle nostre iniziative, però potrebbe essere questo il motivo per coinvolgere delle associazioni legate alla Chiesa in qualche modo, extraterritoriali, per cui al di sopra del limite amministrativo del comune, quindi che so, l'associazione dei ragazzi di Azione Cattolica, la CR diocesana, e quindi fare in modo che poi lui di conseguenza non può tenersi fuori perché è costretto a fare questa cosa. L'idea veniva anche in funzione di quella che potrebbe essere un'ulteriore location, cioè un luogo sacro, quindi anche un posto, magari noi abbiamo un'abbazia benedettina che seppure sconsacrata comunque è un luogo che ha rappresentato parecchio per la comunità parrocchiale. Comunque si può mettere in piedi pure questo discorso qui. Per quanto riguarda invece l'economia, quindi l'ultimo argomento che abbiamo affrontato, qui è nata una discussione veramente molto interessante. Infatti ho detto sono contentissimo del lavoro che abbiamo fatto, perché oltre al principio di acquisto dello spettacolo che abbiamo detto prima, che è comune all'esperienza che avete fatto voi, che avete costruito voi, c'è l'idea di poter creare una permanenza del progetto, come detto prima, con il sostegno al festival anche in periodi diversi. E poi abbiamo fatto un'analisi molto molto approfondita su quella che è la convenienza, perché c'era questo punto qui che era il prezzo del biglietto, su quanto conviene avere il biglietto durante l'iniziativa teatrale. Allora, intanto abbiamo fatto una riflessione molto importante sul fatto che l'ingresso a un euro è una cosa che non conviene affatto. Perché? Prima di tutto dà poco valore allo spettacolo che si sta realizzando. E seconda cosa, altrettanto importante, è il fatto che l'economia che si genera, parlando di 100 persone, significa 100 euro che probabilmente non ti pagano nemmeno le stoviglie per la serata se hai fatto l'aperitivo. Per cui questa cosa qui è sicuramente una cosa da escludere. Però è venuta fuori una cosa molto interessante. Qual è? L'esperienza che è stata fatta a Troia, che voi oggi pomeriggio conoscerete perché vi racconterà sicuramente Francesco, che è un'esperienza di interazione diversa con il pubblico, cioè di partecipazione reale, dove i soldi che materialmente loro prendono dalla tasca e mettono nel cappello, perché quella è stata la definizione che ha dato Francesco, diventano un motivo di partecipazione. Per quale motivo? Perché li tirano fuori dopo lo spettacolo. Cioè, il teatro è aperto,
si apre, si fa lo spettacolo, si genera un momento di trascinamento, di passione, di partecipazione, di emozione, di festa per il teatro. All'uscita io valuto se mi va di farlo, quanto costava quello spettacolo. Questa cosa perché è interessante? Perché in realtà, anche pensando all'ingresso avuto ieri sera per Antonio Rezza, se abbiamo fatto 70 persone, 68 persone a 10 euro, significa che abbiamo generato un'economia di 680 euro che probabilmente ci ha dato la possibilità di pagare il service per la serata. Questa cosa qui, se noi riusciamo a sostenerla con le altre attività di crowdfunding, di partnership, di iniziative finanziate con il PSR, con gli altri contributi che avremo, è sicuramente una riflessione importante quella di poter evitare completamente il biglietto, generando anche nella comunità una maggiore voglia di partecipazione, perché apprezzerebbero... Lei dice anche se per 5 anni abbiamo lavorato per educarli al biglietto, però in realtà, e non è facile, no, però in realtà vale questo principio qua, sì, perché abbiamo fatto pure questa riflessione su quanto è importante selezionare il pubblico, perché magari uno spettacolo che non è proprio alla portata di tutti, perché magari è un po' più estremo, se lo fai aperto rischi di incontrare persone che in qualche modo ecco, come diciamo prima, si possono anche alzare durante lo spettacolo, inveire contro l'attore e andare via. Però questo va messo in conto, soprattutto va messo in conto in funzione di quella che è il reale vantaggio dell'acquisto del biglietto. Ok, allora detto questo, io credo che insomma entrambi i gruppi hanno fatto un ottimo lavoro. Adesso c'è quest'ultima parte che dobbiamo fare, adesso sì, abbiamo 3/4 d'ora da questo momento, per cui io direi di prenderci mezz'ora e poi fare un 1/4 d'ora di briefing finale. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare per tirare fuori, per ricostruire un poco, visti questi scenari, viste queste possibilità, visto diciamo il lavoro che abbiamo messo in campo. Due festival ipotetici. Esatto, due festival ipotetici nei quali definire 3 punti strategici, quindi ogni gruppo lavorerà di nuovo in maniera separata, magari chiederemo di nuovo alle stelle di scendere giù, visto che giù si stava freschi. Noi volevamo scendervi veramente il posto. No, noi possiamo anche continuare a lavorare qua. Quindi 3 punti strategici per l'organizzazione del festival, un claim oppure un tema che possiamo dare a questa iniziativa, e a questo punto andiamo anche sul livello di comunicazione, cioè teniamo fuori anche 2 hashtag, oltre a quello che, come detto, utilizzeremo, che sarà Amote 2015 magari nella prossima edizione. Quindi ci diamo appuntamento esattamente tra mezz'ora, questa volta puntuali, perché poi avremo solo 1/4 d'ora per definire un poco tutte le cose. 3 pietre miliari, cioè 3 cose che non possono non esserci e 3 cose che devono assolutamente caratterizzare la prossima edizione del festival, quindi proprio definite anche con un solo rigo, con mezza frase, cioè però devono essere cose che però devono identificare innovative. Esatto, diciamo così. Anche per avere una continuità magari. L'anno scorso a Francia, dedicato a Francia. Allora, di solito questo è un festival dell'impegno civile in generale, quindi abbiamo proprio la tematica di carattere sociale e civile in questo festival. L'anno scorso a Francia abbiamo avuto le compagnie che presentavano lo spettacolo sul disagio mentale, venivano, erano compagnie integrate, venivano dal dipartimento di salute mentale, quindi c'è il teatro sociale. In realtà la direzione artistica si muove molto liberamente per quanto riguarda non ha un tema fisso. Lavora in questo ambito, nell'ambito sociale, quindi cerca di raccontare storie di libertà e d'amore che vengono fuori sicuramente da condizioni di marginalità per quanto riguarda i temi del festival. Però non siamo legati ad una situazione tematica, va bene? Anche perché noi ci chiediamo come possiamo scegliere in maniera più stimolante, più creativa anche gli artisti che possono partecipare. Questo è un altro meccanismo che si deve in qualche modo sbloccare. Esiste il termine di direzione artistica, giusto perché ci serve una modalità per comunicare questo servizio all'interno del festival. Però possiamo anche attivare una modalità diversa per fare il programma.
per costruire il cartellone degli artisti, anche perché dobbiamo anche sviluppare una modalità più aperta per far partecipare magari gli artisti da altri paesi o comunque stimolare la partecipazione degli artisti al festival. Anche questo potrebbe essere un argomento di innovativo, perché non è che possiamo contattare l'agenzia, ci per far scegliere, non li chiudiamo con un contratto, potrebbe esserci una maggiore circolarità, una maggiore partecipazione anche degli artisti, quindi vediamo anche come si potrebbe risolvere in qualche modo anche questo argomento. Quindi ritorniamo tra mezz'ora, 20 minuti, facciamo 20 minuti, quindi sia la direzione artistica, sia la funzione, sia la comunicazione di un festival ideale in qualche modo, così come abbiamo qua. Dalle proposte che sono venute fuori, riattiviamo fuori dei migliori e cerchiamo insieme di gli altri.
Allora, intanto, sì, noi ci siamo 51, quindi abbiamo 6 possibilità. E allora possiamo fare una cosa. Intanto, sì, no, gli hashtag li troveremo facilmente, però intanto se che cosa possiamo fare? Dotarci anche con un portavoce. E, sì. Sì. Direi di sì. Allora, ripetiamo, quindi laboratorio. Quindi laboratorio permanente ci sono dipartiti per lavorare nel territorio e avere come risultato una ricerca della qualità del pubblico e non solo. Secondo punto, quindi contenitore itinerante dell'identità. Dicevamo appunto, proprio dal laboratorio tiriamo fuori l'appartenenza, il senso di appartenenza, il senso del territorio e lo immergiamo nella realtà locale rendendolo anche itinerante, rendendo quindi questo spostare. Esattamente, quindi prendendo in considerazione tempi e luoghi, tempi e spazi diversi. Il terzo punto quindi è il festival che si veste. Essendo entrato a far parte del territorio, si veste non solo di tutto quello che sono i contenuti, quello che dicevamo prima appunto, prendere dal basso anche i contenuti, ma anche appunto di tutte le associazioni, tutte le aziende, tutti coloro che collaborano. Esattamente. Come claim abbiamo quindi invece il teatro che verrà, giusto? Sì. Che racchiude tutto questo. Sì. Sì. Il festival che si veste, che cosa abbiamo detto che lo scriviamo? Tutto che cosa abbiamo detto? Sì. Il festival che si veste. No, hai fatto un passaggio che non ho scritto. Si veste, hai detto di qualcosa. No, avevo detto che comunque si veste, ma può, cioè avevo detto che comunque si può costruire, ma allo stesso tempo si distrugge qualcosa. Costruire per distruggere qualcosa. Sottotitolarlo questo festival di Sieste. Costruire un passo, ci scriviamo. Quindi come claim, queste qua sono le visioni, sto scrivendo così tanto poi tu saprai leggere. Come claim abbiamo pensato quindi il teatro che verrà. Sì. Noi intanto facciamo gli hashtag. Adesso troviamo questi hashtag. Gli hashtag sono quelli che ci consentiranno una ricerca attraverso internet e social media del tipo noi quest'anno tutto quello che pubblichiamo, anche quello che abbiamo fatto questa mattina, che abbiamo già socializzato un po' su internet, abbiamo inviato come hashtag, si utilizza il cancelletto e l'indirizzo, laboratorio dal basso 32, questo perché 32? Perché forse ha a che fare con forse il numero del progetto. Forse no, è legato al progetto. E
perché noi invece come hashtag utilizziamo Amote 2014, che è il nome del festival, e come diciamo, siccome da solo Amote genera altre ricerche, altre cose, probabilmente ci allontana un po' dal fatto del festival. Quindi questo è quello che abbiamo messo. Allora, sicuramente il festival che si veste è molto forte, abbiamo detto pure prima che sembrava una cioè sembrava un clima, quindi lì possiamo trovare l'hashtag. Festival che si veste è un lungo, come possiamo dire? Costruire il festival potrebbe essere l'hashtag che ci accompagna durante tutto il processo di organizzazione. Costruiamo te. Costruiamo te. Costruiamo te. Benissimo. Ce ne serve un altro e possiamo legarci al discorso dell'attesa, quindi al secondo principio, o del tempo, che deve essere facilmente riconoscibile come una cosa che poi generiamo noi, ma che io magari... Io essere ripetitiva, però sorprendiamo te, sorprendiamo te, sorprendiamo te. Rimaniamo perché il filo conduttore è, per avere un filo conduttore, lo utilizziamo su... Non pretendiamo essere il festival. In generale, no, magari per il tuo evento, dovrò scrivere con te. Prego, vedi se è tutto chiaro e così facci già una presentazione. Allora, quali sono le nostre visioni per il prossimo festival? Iniziamo dal laboratorio permanente, che sarebbe un modo di avvicinarci al pubblico, quindi cercare di soddisfare più le sue richieste, chiedendo attraverso i laboratori quali sono le loro aspettative. E a questo laboratorio anche studiare la storia del luogo e anche studiare la cultura del territorio. Benissimo. Stacca un poco di più la visione dalla descrizione. Cioè dici, la nostra prima visione è il laboratorio permanente, poi la racconti. Poi la seconda visione? La seconda visione è il lavoro nel territorio. Cioè noi studieremo la storia. La seconda visione non è il territorio, ma è quella lì con il puntino. Un territorio di interesse. No, non puoi mettere delle freccette. Ci metto dei rossi. La seconda visione invece è il contenitore itinerante dell'identità, cioè il tempo e lo spazio di vario tipo, quindi senza soffermarci su un genere di tempo o di spazio e cercare anche di spostarsi, quindi raccontando una storia, spostandosi da un posto all'altro. E soprattutto dell'identità che possa raccontare la propria identità, dell'identità del festival e quindi del territorio. Sì. La terza visione invece è il festival che si veste. Sì, perdonami se ti dia poco, lì puoi anche utilizzare, se te lo vuoi segnare come cosa, perché dà bene il senso di quello che abbiamo voluto sintetizzare, che è luoghi e tempi non convenzionali. Terza visione? Terza visione invece è il festival che si veste, cioè bisogna partire, aspetta che questo non ho capito. Allora, il festival che si veste, diciamo che è la generazione dell'attesa, no? Cioè dobbiamo generare, se te la vuoi segnare questa cosa qui, un sentimento di attesa rispetto a quello che si sta realizzando, generando contemporaneamente una partecipazione e una curiosità rispetto a quelli che sono i contenuti che poi andremo a produrre. Quindi è un festival che si veste al momento,
una, perché no, ma si veste durante l'intero anno, durante tutto l'anno, però si basa sull'attesa e anche sulla partecipazione, quindi la curiosità, si vuole rendere curioso il pubblico. Esatto. Ma segnati magari questi appunti qua, segnati l'elemento di attesa, ti puoi segnare, curiosità, attesa, curiosità. Che altro abbiamo detto? Partecipazione, abbiamo detto costruzione dal basso. La costruzione, sì, costruzione dal basso e poi partecipazione. Perfetto. Il claim non lo devi commentare, per cui il claim che abbiamo scelto è? È il teatro che verrà. Benissimo. E poi ci sono le... Il turista come cosa, mi piace assai. Un'ottima spinta. Curiosità. Bene. Bravo Esther. Hai visto che creativa che ci abbiamo in gruppo. E poi ci sono gli hashtag che sono costruiamo te e sorprendiamo te. E leggilo con amo te rafforzato. Quindi costruiamo te. Quindi costruiamo te. Quindi costruiamo te e sorprendiamo te. Perfetto, bravissimo. Grazie. Allora, noi siamo pronti, ci stiamo anche annoiando, dobbiamo aspettare la gruppo per tanto. I soldi sono in maniera... No, la facciamo poi online. No, andremo poi a continuare con una sintesi della giornata, così comunque ti do qua un weekend, no? Poi dopo... Possiamo creare il... Sì, io l'ho già preso, però comunque li abbiamo segnati, perché facciamo in modo che poi nell'interazione vogliamo andare, noi vogliamo andare un po' di più. Ecco per tirare le somme. 5 minuti reali. Abbiamo trovato un portavoce che però deve scappare. Allora, andiamo prima a lui la parola. Allora. Vai. Allora, le nostre visioni sono il laboratorio permanente, cioè bisogna partire dal pubblico,
cercando di capire quali sono le loro richieste, quindi creando uno spettacolo che soddisfi la loro volontà. E soprattutto poi lavorare nel territorio, quindi studiare la cultura del luogo. La nostra seconda visione invece è il contenitore itinerante dell'identità, cioè una dimensione in cui si deve fare lo spettacolo, formata dallo spazio e dal tempo, che devono essere diversi e non convenzionali, quindi comunque innovativi, però vicini al pubblico. E soprattutto deve muoversi, quindi lo spettacolo non si deve svolgere in un punto fisso, ma deve muoversi continuamente. E dell'identità, perché comunque deve raccontare deve raccontare del territorio, quindi della storia, dell'arte. La nostra terza visione è il festival che si veste, cioè un festival che deve costruire, cioè costruire attraverso la partecipazione e anche l'attesa e la curiosità, che sono importanti per evitare una scarsa partecipazione. E il nostro claim è il teatro che verrà. Le nostre hashtag sono costruiamo te e sorprendiamo te. Grazie. Lui deve scappare perché lo stanno aspettando fuori. Grazie, ci sentiamo via. Ciao, grazie. Quindi hai lasciato la scheda. Per noi c'è Alessandra, e le visioni quindi ce le offrirà tutte quante lei, è la nostra stella per questa giornata. Alessandra, vieni. Abbiamo tirato giù un po' di idee, giusto un pochino. Allora, siamo partiti, la prima cosa che ci è venuta in mente in realtà è stata forse una delle ultime alle quali dovevamo pensare, e cioè un hashtag che è Io amo te, quindi utilizzando il nome che già c'è di questo festival e però sottolineando questa prima parola io, perché abbiamo immaginato, ciao, abbiamo immaginato che questo potesse essere non solo una dicitura che identifica il festival, ma che potesse tradursi anche in delle attività. Quindi ci siamo detti che è un modo intanto per coinvolgere di più il pubblico, quindi ogni persona che si avvicina al festival in qualche modo già con questa frase si sente coinvolta. E poi appunto potrebbe diventare, come dire, lo slogan o il nome di attività da sviluppare all'interno del festival. Per quello che riguarda il casting, abbiamo pensato una serie di cose, intanto gemellaggio con festival internazionali, quindi abbiamo pensato che potesse essere importante portare dentro il festival anche delle realtà internazionali, e ovviamente perché questa cosa potesse essere sostenibile l'unica è pensare a un gemellaggio, e più in generale questo l'abbiamo pensato anche con artisti italiani, quindi pensare a degli scambi dove però ciascun artista deve garantire di portare diversi spettacoli, quindi se lo scambio è con un altro festival devono esserci almeno due spettacoli per evitare poi che si replichi sempre ovviamente lo stesso format. Abbiamo immaginato che ci possano essere dei premi, quindi un motivo in più, una delle domande che ci ponevamo, perché un artista, al di là dell'aspetto economico, dovrebbe scegliere di essere all'interno del festival, dare un riconoscimento. Raffaella ci raccontava che questa cosa quest'anno già c'è, può essere uno stimolo in più. Un'altra idea alla quale abbiamo pensato è quella di offrire un tema comune, quindi chiedere agli artisti di sviluppare un tema, per esempio una delle ipotesi che è venuta fuori era quella del paesaggio, anche perché sia voi quando ci avete raccontato la vostra esperienza, ma anche noi in qualche modo ci siamo sentiti molto legati, no, ai territori quando abbiamo immaginato questi eventi. Quindi offrire un tema, chiedere agli artisti di fare una sorta di residenza, quindi di essere in loco per almeno una settimana, in modo tale da fare una vera e propria produzione, quindi, come dire, loro sviluppano il tema, presentano in un tempo limitato la loro idea, una volta che sono stati selezionati fanno una residenza e viene fuori una produzione. E quello che ci dicevamo poi, che ovviamente non riguarda solo il casting, bisognerebbe in maniera oculata sfruttare il fatto che gli artisti sono lì per giorni per creare un contatto maggiore con la comunità. Io banalmente citavo le prove aperte, che voglio dire, non necessariamente deve essere quello lo strumento, però creare dei momenti di contatto, di avvicinamento tra il pubblico e gli artisti, che possano servire poi a portare il pubblico quando ci sono gli eventi teatrali.
Per quello che riguarda la comunicazione, una delle idee che è venuta subito era quella del trailer teatrale, quindi fare una sorta di spot, che però è uno spot teatrale vero e proprio, cioè l'artista, come diceva giustamente Napoleone, va nel bar, va in un'attività qualunque e presenta in 2 minuti una sintesi della sintesi della sintesi del suo spettacolo, in modo tale da incuriosire e da coinvolgere il pubblico, da convincerlo ad andare a vedere lo spettacolo. Poi avevamo immaginato, sognando Amotè 2015 o aspettando Amotè 2015, che potessero essere gli slogan che accompagnassero durante tutto l'anno, prima del festival dell'anno prossimo, gli eventi pensati durante l'anno, che ovviamente abbiamo immaginato non solo come eventi teatrali, anche perché da qualche parte c'era la multidisciplinarietà, quindi più arti che raccontano in qualche modo quello che è il tema o l'idea generale del vostro festival. Ovviamente ci dovrebbe essere sempre l'aspetto della formazione, tra l'altro veniva sottolineato che forse bisognerebbe puntare di più sull'aspetto legato ai bambini, quindi coinvolgere di più, immaginare più attività per i bambini che portino ovviamente le famiglie a vedere gli spettacoli. Abbiamo sposato in pieno l'idea del banditore, ci è piaciuta, quindi anche quella, e abbiamo immaginato uno storytelling anche lì attraverso le diverse arti, quindi pensare a persone che si occupano di arti diverse e che attraverso lo strumento dello storytelling, ciascuno a proprio modo, possa raccontare dei percorsi, delle storie, dei territori e anche quello, diciamo, far parte di questo percorso annuale che viene fatto per arrivare al festival dell'anno prossimo. Prove aperte, l'abbiamo già detto. Un'altra cosa, il flash mob l'avevamo detto anche prima, un'altra necessità che è emersa è quella di laboratori tecnici, quindi non solo il laboratorio attoriale, ma un laboratorio per esempio che porti ad avere dei costumi, delle scenografie, quindi tutta quella parte che poi incide tanto da un punto di vista economico sul budget, che ovviamente non può essere interamente sostituita con chi fa il laboratorio, ma che, un po' come è successo a voi per la fotografia quest'anno, può dare una grossa mano per abbattere i costi, che sono il problema principale. Rispetto al discorso del budget, abbiamo abbozzato 3 idee. Una era quella che è emersa anche prima, del mecenatismo, quindi, come dire, convincere il privato ad acquistare uno spettacolo, dandogli in cambio o il fatto di utilizzare i suoi servizi, facevamo prima l'esempio degli autobus, no? Dei mezzi di trasporto, o di utilizzare delle location che per lui sono idonee, perché possono avere un ritorno anche economico, quindi tu mi ospiti nella tua cantina, adotti lo spettacolo e alla fine dello spettacolo vendi il vino. Sottolineava prima Raffaella giustamente, senza che ci sia un'ingerenza da un punto di vista artistico, quindi le due strade restano completamente separate. Un'altra ipotesi era quella del porta a porta, ridendo abbiamo detto un crowdfunding meno tecnologico, quindi una sorta di colletta chiedendo alle persone di contribuire con quel piccolo, con quel poco che possono. E poi un'altra idea era quella della lotteria, quindi durante gli eventi che vengono fatti nel resto dell'anno si vendono questi biglietti e c'è alla fine un'estrazione che dà diritto per esempio all'abbonamento per gli spettacoli del festival estivo. Questo. Tutto qua. E lo so, claim, abbiamo abbozzato in 3 secondi, abbiamo immaginato comete, a parte che noi siamo le stelle, quindi no, in realtà comete inteso come te, quindi siccome ci è sembrato che ciò che facesse parte di tutto quello che abbiamo immaginato era un'inversione, come diceva Napoleone, delle dinamiche classiche, quindi noi non immaginiamo una cosa che poi presentiamo come prodotto finito, immaginiamo un percorso che inizia insieme alle persone, un modo per far sentire le persone coinvolte, no? Nel nostro processo anche artistico, per cui come te ci sembrava simpatico. Per fare un poco il punto, vabbè, sì, no, facciamo una foto a questi post-it. Volevo dire, in realtà, sì, esatto. In realtà abbiamo una differenza sostanziale tra i due gruppi che, come dicevamo, marcata proprio dalla selezione un poco che abbiamo fatto, dipende soprattutto dal fatto che voi siete stati un poco più sognatori e un poco più creativi nel senso proprio di processo creativo. Noi siamo stati un poco più tecnici e abbiamo, se volete, risposto un po' più alla traccia, perché noi avevamo detto 3 visioni. Un claim e 2 hashtag. Voi,
No, nulla, perché in realtà questa cosa era fatta proprio per creare due visioni assolutamente complementari. Cioè, se vogliamo, oggi è venuto fuori il fatto che sicuramente attraverso lo storytelling noi possiamo creare identità, far rappresentare i luoghi e generare, come in effetti Esther ha tirato fuori questo claim, il teatro che verrà, che forse è la definizione che più rappresentava quello che avevamo detto, perché in realtà è tutto da costruire quello che è il sistema di culture locali, di rete, anche di comunità e tutto il resto. Tutto ciò, se lo mettiamo nell'ottica di uno staff organizzativo che potrebbe lavorare appunto su questa visione generale della cosa, ci fa capire cosa? Che in realtà noi abbiamo davanti un festival che ha delle grosse potenzialità, va solo attivato un processo di stimolo, di catalizzazione, se vogliamo, di tutti quanti gli interessi che stanno sul territorio, in funzione proprio di questi aspetti che sono venuti fuori oggi. Per cui lavorare con tempi e luoghi diversi, no? Diceva Esther, immaginiamo uno spettacolo in un luogo non convenzionale, tipo il parco fluviale, magari all'alba, quindi anche in un tempo non convenzionale. Quindi sfruttare un poco a 360 gradi le potenzialità di un motivo di attrazione all'interno del contenitore festival. Per cui noi per questo motivo avevamo fatto laboratorio permanente come contenitore, a quel punto di itinerante delle identità, quindi farlo girare su più luoghi, e quindi l'aspetto di festival che si veste. Però è altrettanto vero che seppure noi abbiamo messo dentro e siamo stati un poco più tecnici, voi in effetti la tecnica l'avete espressa in maniera creativa, tirando fuori delle esperienze come quella dello spot, che sicuramente può essere il motivo di rappresentazione. No? E anche lo spot col banditore che va raccontando il programma è una cosa che funziona. Andando anche nel pratico, approfondendo un poco quelle carenze che avevamo detto prima, legate all'economia, col mecenatismo e con la lotteria. Quindi io sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto oggi, vi ringrazio per la partecipazione e spero, insomma, e lo faremo, insomma, sicuramente perché abbiamo le vostre email, resteremo in contatto così che vi raccontiamo un poco quali sono le nostre sensazioni. Facciamo un'analisi soprattutto legata pure agli hashtag, no? Per dire io amo te, magari un hashtag che non viene utilizzato solo per questo teatro, quindi può generare anche interesse da parte di chi involontariamente scrive alla ragazza e scrive io amo te, poi si va a vedere tutti i suoi hashtag e trova la pubblicità del teatro, va bene così. Quindi grazie ancora, do a Raffaella un ultimo minuto. No, sì. Io vi volevo solamente ringraziare, io amo te penso che sia un hashtag fantastico per il 2015, per promuovere anche il mio gruppo, quindi queste comete che hanno brillato oggi. No, questo laboratorio ha funzionato semplicemente perché è nato dal basso, no? Quindi questa è la modalità migliore per organizzare anche i prossimi eventi sui territori. Quindi i territori devono coinvolgere le comunità, i territori e i festival devono diventare comunità. Il nostro festival si è trasformato in una comunità, si è plasmato su una comunità, quindi in qualche modo ha risposto alla traccia che l'organizzazione gentilmente, e in questo momento rappresentato anche da Chiara che vedo qua. A noi ci ha colpito quando Marika mi ha parlato del festival, avevamo fatto una scaletta di chi potevamo invitare e non potevamo invitare, e quindi ci è piaciuta subito, ho detto sì all'Amorosi Festival, proprio perché mi ha colpito questa cosa che ci fosse un festival teatrale in una piccola, in un piccolo centro, magari in un paesino che nessuno conosce, così come anche il festival del Foggiano a Troia, dove magari nessuno ha mai sentito parlare se non in maniera un po' vaga, quindi ho detto no, perché non chiamare una rappresentanza proprio pugliese di un piccolo festival che è cresciuto, perché ormai io penso che sono questa la decima edizione, e che quindi se riesce a sopravvivere a tante, come dire, a tante barriere, perché non chiamare proprio loro e non chiamare voi che venite, voglio dire, cultura dentro questo spazio di protagonismo nel vostro laboratorio. Noi crediamo che questa sia una strada giusta, sia un'interpretazione giusta che associa anche esperienze diverse e innovativi, quindi la parola sicuramente importante per andare avanti. I nostri tag sono condivisione, partecipazione e innovazione soprattutto. Quindi entrambi al sud, cioè siamo tutti quanti al sud, e perché andare a chiamare qualcuno che ha un piccolo festival, sì, della comunità, della provincia di Milano, del paese sperduto? No, vogliamo capire che cosa c'è qua e come possiamo prendere esempio, soprattutto dal nostro vicino. Okay.
che non grazie, sono grazie ancora. Quindi noi restiamo in rete, poi inviteremo il festival, troverete tutte quante le, questa esperienza condivisa sul web. Noi intanto partiamo perché il festival è in bocca al lupo. Grazie. Sì, dallo...